Quinta corsa del convegno, premio Lord Brummel di geni 2 anni sul miglio, sono 10 dietro le ali dell'autostart. I favori del pronostico sono per il numero 10, Napoleon Bar, debuttante. Fio di Varenne, 1,80 contro favorito non plus ultra. Numero 6, 5,49 Nelson Brienne. Questo è il betting. Quando la macchina lascia i concorrenti, è il più veloce, è Niebla B. Niebla B che scende in corda. Seconda posizione al largo Nicolai. Al largo Nonchalance Gare, a contatto il numero 1 Negri e Ponte. Niebla B in vantaggio. Seconda posizione Nicolai, in terza Negri e Ponte. Problemi per Ninfa in Ronco. In quarta posizione Nelson Brienne precede Napoleon Bar, con i cavalli che vengono davanti alle tribune. A tabellone Ninfa in Ronco, in vantaggio Dario Battistini con Niebla B. In seconda posizione Nicolai. In terza Negri e Ponte. Al largo Napoleon Bar. 600 che vanno via in 45,9. Napoleon si trascina non plus ultra. E i due gradatamente vanno sul battistrada Niebla B. Quando siamo a metà corsa, che va via in 1 e 2. Napoleon Bar va all'attacco di Niebla e tende a passare. Napoleon, nuovo leader nei confronti di Niebla, al largo Negri e Ponte. Napoleon che conduce nei confronti di Negri e Ponte, poi dal gruppo numero 4 Nelson Brienne. Quando siamo all'attacco della piegata conclusiva, Napoleone in vantaggio, Negri e Ponte che va al suo esterno. A contatto rimane Nelson Brienne, gli altri battuti. Quando si viene in dirittura di arrivo, con il figlio di Varenne in vantaggio, al largo il Creusot du Louvre, Negri e Ponte, 200 alla meta, Napoleon Bar che allunga nei confronti di Negri e Ponte, che prova a andarlo a riprendere, Napoleon che ha 2 di vantaggio nei confronti di Negri e Ponte, Napoleon Bar che viene a concludere nei confronti di Negri e Ponte, terzo il numero 4, Nelson Brienne. 2-3 qualche cosa, riferimento cronometrico. Per il vincitore Napoleon Bar, Fio di Varenne e Dalmazia, sempre del team Stecca, la scuderia di giovani appassionati, proprietari anche di New Ginevra Bar, che vengono a fare quindi il doppio in giornata. Premio per i costanti investimenti e la passione mostrata per l'Ippica. Adesso hanno due buoni prospetti. Napoleon Bar, Enrico Belei, 1,74.